Sono 950 i morti innocenti di camorra, di mafia, di 'ndrangheta ed ogni altro crimine organizzato, come un grande paese intero falciato via dalla vita e dagli affetti. Il ricordo di queste vittime senza colpa, se non quella di trovarsi per sbaglio sulla linea di tiro della malavita, marcia nel quartiere napoletano dove negli ultimi mesi si sono registrati più agguati, anche mortali. Ponticelli. È giusto partire da qui, portare qui oggi, 21 marzo, giornata del risveglio della primavera, anche un segno di gioia, perché questa è una festa, non è soltanto di ricordo. Portare l'attenzione di tutta l'Italia su questo posto, su questo luogo. Io sono qua perché quando al dolore si sopravvive, un'anima che non si arrende, fa scoprire quanto di bello può nascere dal far conoscere una storia vera, una storia dolorosa, e qua ce ne sono tantissime. Dietro lo striscione di Libera ci sono gli studenti, gente comune insieme alle istituzioni. Tutti in marcia verso il rione Conocal, dove è stato ucciso Ciro Colonna, un 19enne, senza colpe, finito sulla traiettoria di un proiettile destinato a un camorrista. Uno in più, uno dei tanti innocenti. C'è anche il suo nome, tra quelli urlati a gran voce dall'enorme fiume di persone, in una lista che nessuno vuole che si allunghi più. C'è stato un attacco vile, brutto, a Don Ciotti. Ci sono luoghi dove la normalità viene letta come anormalità. Chi ha scritto quello lo vedeva come un fatto anormale. Don Ciotti è un grande incassatore, riesce ad andare avanti nonostante gli stupidi che scrivono o i bastardi che pensano quelle cose.